direi che posso finire così, un ultimo, niente, porterò questo ricordo per sempre, per la verità, perché è un record, perché veramente riuscire a fare così bene in due spezzoni di stagione, credo che sia una cosa importante, anche se, concludo, è proprio vero che delle volte a far del bene si prendono dei calci in bocca, questa è la verità, purtroppo fa parte del nostro lavoro, quindi auguro buon anno a tutti. Prima che adesso qui ci sono i rappresentanti del centro di coordinamento, non vorrei racchiudere il tipo del Parma solo al centro di coordinamento, però li ringrazio molto per la loro testimonianza di affetto e di amicizia, anche il fatto che sono qui a fine rapporto vuol dire che è così, quindi però vorrei accomunare tutti, il centro di coordinamento, la curva e tutto il pubblico, tutta una città. Via. Buon anno a tutti. Va bene. C'è. Possiamo fare qualche domanda? Peccato non giocava questa a Bologna. Certo. No, ma infatti era un bel incrocio, Pioli col Parma, con Bologna, io col Parma, adesso lo scorso c'ero io, non c'era lui. Capiterà un'altra volta. Mister, la sua è stata una disamina molto sincera, genuina e con il suo stile abituale molto soft, però insomma, quello che doveva dire lo ha detto. Però tra i tanti argomenti che ha toccato ne manca uno, che è la querela Crespo, perché anche su questo punto a fine stagione sua è giusto chiarire. Allora, la querela Crespo non è una querela, sono scelte tecniche dovute al fatto che l'anno scorso ho avuto modo di appurare, secondo me, voglio dire, non è che io sono il verbo o la verità, che secondo me questo, per la nostra squadra, per il tipo di atteggiamento aggressivo, il tipo di atteggiamento diciamo pure da battaglia, vogliamo dire da provincia, forse Crespo non era indicato. È sembrato un accanimento. Può darsi che sia stato un accanimento, certo che con il suo passato mi dispiace un po' non averlo potuto schierare spesso, o più spesso, forse di più, però poi l'ho fatto a vantaggio di altri giocatori che hanno avuto la possibilità di esprimersi e di dimostrare le loro capacità. In un ultimo Pellè, un ultimo Floccheri, l'anno scorso un paio di volte che poteva giocare ha avuto qualche problemino, allora ha fatto giocare Bocino, ha fatto giocare altri, quest'anno ho puntato su altre cose, ma tutto questo ho fatto in assoluta buona fede e con la voglia di poter far bene per il Parma tutto quanto. Senta, volevo chiedere, immagino che questa sua conferenza stampa non sia stata concordata con la società, ma sia stata una decisione presa in autonomia. L'ho fatta l'anno scorso anche a Bologna, perché ritengo che se io mi metto a rispondere, faccio volta risposta, ogni tanto si legge, perché quando ci sono questi rapporti che si interrompono, poi c'è sempre la parolina di troppo, o lasciarsi andare, o il volo del giocatore, o questo di quell'altro. Io ho detto, lascio parlare tutti quanti, poi se vedo un paio di cose che non mi tornano, cerco di spiegare. Il discorso dell'andare via mi sembrava giusto chiarirlo, perché se no raccontiamo cose. Poi se sono stato frainteso, vabbè. No, la mia domanda è questa, adesso, insomma, visto che lei era già stato dipinto come una sorta di comandante Schettino che aveva abbandonato la nave di sua spontanea volontà, del tipo esoneratemi, perché volevo capire adesso che controreazione si aspetta dalla società, allora, visto che immagino che abbia detto delle cose che non faranno molto piacere. Ma guarda, tutto dipende da come le vogliono leggere, perché io so benissimo quello che volevo, nel senso volevo un confronto con la squadra, con il presidente, con il direttore, perché tutta questa serie di rapporti interpersonali fra persone, professionale o umano anche, andava deteriorandosi da un po' di tempo a questa parte. Forse complice anche quei 2-3 pareggi che abbiamo fatto, però se 2-3 pareggi creano un rapporto mi sembra un po' sbagliato. Allora, probabilmente c'era una serie di cose che andavano messe a punto, se c'era la volontà. Evidentemente ho capito, il giorno dopo, ho capito nei giorni successivi che tutta questa volontà probabilmente non c'era. Basta, però non ho chiesto io di mollare, capisci?
può essere sembrato, ma d'altronde il mio sfogo è venuto fuori dopo uno sfogo del presidente nell'intervallo di una partita. Quindi era una richiesta di capire, ma cosa sta succedendo qui? Questo è il mio pensiero. E la mattina l'ho ribadito, però evidentemente ormai era già partito il treno, quando il treno parte puoi fermarlo diventa difficile. Senti, Giovinco dopo la partita, la prima diciamo della gestione della Donadoni, ha detto, ma forse una partita come questa avremmo pareggiato. Invece quando mentre stavo pareggiando sentivo, l'anno scorso l'avremmo perso, penso. Vedi come è caso. È questo che posso voler rispondere. Sì. Ma no, guarda Giovinco, è un talento sul campo che non si può dire. Quando abbiamo un talento sul campo lo lasciamo avere le sue, però certo è ovvio che in certi momenti se non sei nel momento top ci sta anche la parentesi, perché no? Vuol dire che adesso sarà diventato un momento top, io so soltanto che pareggiare quella col Catania è stato qualcosa di allucinante anche per me, pensare, perché vedere sprecare così due punti quando potevi essere a 5 gol della partita prima di prendere il gol da parte loro, vuol dire che era un destino che dovesse andare così, questa è la verità. Mi sarà visto la partita di domenica? Ti ho bruciato la domanda. No, non l'ho vista, così le chiedevo. Farmi del male da solo, anche dopo, no, va bene. Mi posso fare del male mentre sono sul pezzo, ma dopo no. Perché domenica sarà a Bologna? No. Sarò a Bologna, ma non alla partita. Il mister aveva parlato prima di discorsi che avevate fatto con la società a proposito di questo mercato di gennaio, avevate parlato quindi di progetto sfoltimento, ma questo era l'obiettivo, vale a dire ridurre l'organico e provare a migliorare dove fosse possibile. Io dico la verità, era possibile secondo me migliorare tutto quello che ruota intorno al gruppo titolare, perché si poteva fare. Credo che sia un'impresa, anche se giustamente Leonardo deve puntare molto sugli scambi, molto su per molto giocatori, più che altro, non è facile arrivare a gennaio e togliere solo e non mettere niente oppure mettere poco, per cui si saprà, Leonardo queste cose bravo, quindi riuscirà a fare le cose per bene. La mia domanda era proprio legata a questa cosa che ha detto, era possibile migliorare il gruppo titolare. È anche per quello, e tra noi se ne parlava, tra noi stampa, che molto spesso capitava di vedere una formazione molto standard, se possiamo così dire. Guarda, è da un po' di anni che si è cambiato un po' tutto nel calcio, no? Voglio dire, ci sono 25 giocatori tutti titolari. Io non la penso così, ma questo l'ho già detto anche con qualche mio collega, io credo che ci sia un gruppo di 13-14 titolari e poi ci sia un gruppo che deve aspettare che ci sia un momento o di scadimento enorme di forma o di infortunio disponibile, perché una società come il Parma può avere 20 giocatori o 25 giocatori tutti della stessa espedienta, con le stesse caratteristiche importanti. Quindi mi sembra una cosa normale che un allenatore punti su un gruppo consolidato. Tutto sta così a gestirlo bene, ovviamente posso aver commesso qualche errore, ma di solito il gruppo folto si gestisce insieme, non gestisce da solo l'allenatore, ma gestisce insieme a tutti quanti. Quindi questo secondo me è forse un po' stato una lacuna. Senti,